Ammesso che Indiana Jones 4 sia davvero esistito, in questi giorni iniziano a trapelare vaghi indizi su Indiana Jones 5, un film che non può non catalizzare attenzione e leciti timori per quella che dovrebbe essere la degna conclusione di una delle saghe cinematografiche più belle, appassionanti e iconiche di sempre. Partiamo dalla data di uscita, confermata per il 10 luglio del 2021 negli Stati Uniti. Scongiurato lo spauracchio del reboot, la trama di Indiana Jones 5 è attualmente avvolta nel mistero, ma Harrison Ford ha dato un indizio criptico sull'evoluzione del protagonista. Ci saranno nuovi sviluppi nella sua storia, nei suoi rapporti, e risolveremo alcuni aspetti del suo passato. Considerando che al termine di Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo il buon Indy si è sposato con l'amata Marion, è quindi possibile che lei torni al fianco del nostro eroe, mentre è teoricamente da escludere un'apparizione del figlio Matt Williams, interpretato da Shia LaBeouf. Harrison Ford non ha mai nascosto il suo debole per Indiana Jones, senza dubbio il suo personaggio preferito tra quelli interpretati, con buona pace di Han Solo di Star Wars e di Rick Deckard di Blade Runner. Per questo l'attore, che in queste settimane sta promuovendo il film Il richiamo della foresta, in varie interviste sta facendo trapelare di tenerci davvero a questo quinto capitolo, un epilogo di cui sente l'importanza e avverte una certa pressione. Non voglio realmente dare agli spettatori ciò che vogliono vedere. Voglio offrire loro qualcosa che non si aspettano, perché penso che siano abituati a un certo livello di delusione quando rivisiti certi personaggi. Ford ha poi continuato dicendo: «Mi sento obbligato ad assicurarmi che i nostri sforzi mantengano l'ambizione di quanto abbiamo iniziato, è quasi un dovere nei confronti del pubblico». Piccola curiosità, Ford ha recentemente ammesso che la sua battuta preferita detta in un film è quella iconica dei Predatori dell'Arca Perduta. Il film, uscito nelle sale nel 1981, conteneva infatti la frase «Non sono gli anni, amore, sono i chilometri». In Indiana Jones 5 tornerà anche Steven Spielberg in cabina di regia e le riprese inizieranno in primavera, appena il regista avrà completato la post-produzione di West Side Story, che uscirà nelle sale americane a Natale. Il quinto episodio sarà il primo realizzato senza la partecipazione del creatore George Lucas e il primo distribuito dalla Disney, attuale proprietario della Lucasfilm, anziché della solita Paramount, che otterrà comunque una percentuale dei guadagni. Sarà anche il primo sequel della storia del franchise a non uscire nel mese di maggio, dopo che il capostipite, i Predatori dell'Arca Perduta, aveva debuttato nelle sale americane nel giugno del 1981. E voi che aspettative avete da questo Indiana Jones 5? Spaventati? Curiosi? Diteci la vostra nei commenti!